conseguenza, per la neutralizzazione delle due individualità, l'una attraverso l'altra, della quale si sta parlando, è necessario che un grado determinato della virilità di lui corrisponda esattamente a un grado determinato della femminilità di lei, affinché le due unilateralità si annullino a vicenda. Per questo l'uomo più virile cercherà la donna più femminile e viceversa, e proprio così ogni individuo cercherà quello a lui corrispondente del grado della sessualità. Arthur Schopenhauer.